E il fantacalcio non muore mai. Signori, siamo ritornati qui per il fantamondiale. Pausa per la Serie A, noi non ci fermiamo. Fantamondiale e tra l'altro non sarà solamente uno, perché due, in realtà sì, diciamo due, però farò il fantamondiale su sia Fantagazzetta, che comunque chi fa il fantacalcio conosce, ma anche Fantamaster, che sono, diciamo, concepiti un po' diversamente. Quindi lo porterò su entrambi e faremo, oltre a questo recap iniziale pre-mondiale, anche il recap al termine di ogni giornata, di ogni turno, diciamo, quindi ottavi, quarti che siano. Partiamo. Io ho già fatto tutto, tra l'altro qui sono anche in due leghe che voi non vedrete, però poi vedremo se riuscirò a vincere, a quanti punti farò. Però qui ci sono le varie schermate con anche le news. Per il regolamento non è chiarissimo in realtà, almeno su Fantamaster, nel senso che dicono che poi nel pre-partita ci sarà da fare un pronostico sul migliore, sul peggiore, quattro giocatori da far scendere in campo. Non è chiarissimo in realtà, però essendo nel pre-partita credo che bisogna aspettare a questo punto le varie partite, perché qui c'è la schermata dei vari giocatori, ma non ti permette di poterli scegliere. Per ora diciamo che c'è solamente questo, ovvero il pronostico iniziale, basta. Ecco, il pronostico iniziale, che tra l'altro possiamo anche modificare insieme, prevede questo: un giorno e 5 ore, e prevede allora la scelta della vincitrice finale, e sono 25 punti in totale, quindi devo indovinare, diciamo, chi vincerà, e questo poi vedremo nel corso del tempo. Io ho scelto il Brasile perché penso che il Brasile quest'anno abbia delle ottime opportunità. Sono ormai diversi anni che il Brasile non vince. Tra l'altro, adesso mi è venuta in mente anche la sconfitta per 7-1 con la Germania. Secondo me quest'anno, non so, il Brasile potrebbe avere le sue chance. Quindi ho scelto il Brasile, ma si può scegliere chiunque squadra. Poi, in questa seconda tranche, invece, c'è da cercare di indovinare per ogni girone la classifica. Io ho, diciamo, scelto queste classifiche, quindi vabbè, Olanda, Senegal, Qatar, Ecuador per il girone A, Inghilterra, USA, Galles e Iran per il girone B, Argentina, Polonia, Messico, Arabia Saudita per il girone C, Francia, Danimarca, Australia, Tunisia per il girone D, Spagna, Germania, Giappone, Costa Rica per il girone E, Belgio, Croazia, Marocco e Canada per l'F, Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun per il G e Portogallo, Corea del Sud, Uruguay e Ghana per l'H. Qui molto più complicato, ovviamente. Poi c'è anche da scegliere il girone con più reti, e io ho scelto per l'appunto quello del Brasile, con Svizzera, Serbia e Camerun. Secondo me è un girone in cui si può segnare tanto. E poi marcatore con meno reti. Io inizialmente avevo messo Mané perché era infortunato, però poi giustamente hanno anche annunciato che non si può mettere Mané perché non è convocato, e ho scelto come quello con più reti, qui vedete Mbappé. Secondo me sarà, nonostante lo vincerà il Brasile, però non è che per forza chi vince poi alla fine deve avere il miglior marcatore. Secondo me sarà Mbappé, anche per il girone che ha la Francia. Quello con meno reti, io credo Morata della Spagna. Secondo me quest'anno Morata non dico flopperà, ecco, però se devo scegliere tra questi, forse lui. Anche se quasi quasi, ora che ci penso, Lukaku che è mezzo infortunato, diciamo che ci penserò. Per ora tengo Morata, però chissà, magari, ecco, potrei anche mettere Lukaku in effetti. A questo punto però transition e andiamo su Fantamaster. Invece è la schermata per Fantamaster, quindi concepito un po' diversamente. Qui vedete anche la gestione della squadra, il logo, anche qui diciamo, Fantamaster è un pochino più su un fantacalcio classico, perché c'è l'11 titolare, adesso vedrete, c'è da comporre una rosa, non c'è l'asta da fare, l'asta classica, però ti dà un budget di partenza di 150.000 fantacrediti,
e in base ai crediti che hai, ti puoi comporre la rosa a seconda del valore dei calciatori. Quindi è un'asta, ma un po' fittizia, diciamo. Però comunque anche qui interessante, ci sono i vari punteggi totali, si calcola bonus, perché vabbè, qui c'è la schermata delle news, delle statistiche, qui della Lega, in cui comunque io mi trovo. E niente, si può sempre modificare fino ovviamente all'inizio del mondiale la rosa. Come vedete posso, vabbè, qui ho fatto la mia rosa, se per esempio, non lo so, tolgo Alexander Arnold, posso sceglierne un altro qui. Adesso ho 13.000 crediti perché Alexander Arnold ne valeva 13 e quindi posso scegliere tranquillamente chiunque e comporre così la mia rosa. Sempre ovviamente devo però, cioè devo rientrare nei budget, non posso sforare ovviamente i 150 spesi, quindi ora mi riprendo Alexander Arnold. Quindi questa è la mia rosa. Rosa particolare perché 15 giocatori, è composto da massimo 15 giocatori e ovviamente se ne possono schierare 11 con i vari moduli e 4 dalla panchina. Diciamo, questo è un po' l'idea interessante. Sta roba del pacchetto a me è uscito fuori Nico Williams, ma non ho capito onestamente che cosa implichi, però va bene. E questa è la mia rosa, quindi. In porto ho scelto Yori e Sommer. La Francia ha un girone fattibile, secondo me Yori può fare bene, così come anche Sommer. Tra l'altro vi ricordo che credo si andrà, se su Fantagazzetta si contano solo i bonus, per quanto ho capito, qui su Fantamaster i voti, quindi è un po' più diverso, però sempre a punti totali. Il discorso è sempre quello. Quindi in porta Yori e Sommer. Difensore ha puntato su un top come Alexander Arnold, che è un giocatore comunque che può fare bonus. Poi Guerreiro del Portogallo, Castagne, giocatori comunque validi. Hakimi, che voi direte, il Marocco non va avanti, probabile, però comunque in quelle partite, secondo me, qualche bonus anche lui lo può portare, almeno come difensore. Poi non potevo neanche spendere troppo perché ho voluto più puntare sull'attacco e su un ottimo centrocampo, diciamo. E poi ho preso anche Nico Williams, il cui valore è di 2 fantacrediti, perché è un buon difensore, anche qui un terzino col Galles, chissà che non possa fare bene. A centrocampo ho voluto ovviamente andarci pesante. De Bruyne 18, Bruno Fernandes, altro giocatore che può fare bene. E poi sono andato di Kostic, che comunque è un calciatore che batte calci piazzati, che mette tanti cross, quindi bonus potrebbe farli con la Serbia, è vero, però la Serbia secondo me se la può giocare nel girone col Brasile. Poi Pulisic, un altro giocatore che sì, gioca negli Stati Uniti, però è un calciatore che può fare bonus e poi non posso prendere tutti i giocatori big perché ho un limite di crediti. E Gavi, che secondo me può essere la sorpresa di questo mondiale e quindi l'ho voluto prendere. Davanti, trio secondo me molto importante, Mbappé, Neymar e Gnabry. Mbappé che nell'altro fantacalcio ho, diciamo, schierato, ho scelto come miglior capocannoniere secondo me, Neymar che è la punta di diamante di un Brasile che per me vincerà il mondiale, e poi Gnabry che è un giocatore che può sempre far bonus e con i crediti che ho a disposizione ho deciso di puntare su di lui. Quindi ho diciamo fatto una squadra più che altro improntata su big davanti e a centrocampo, tanto che il mio 11 è questo 3-4-3 con Mbappé capitano. Adesso non so che cosa implichi il fatto che sia capitano o meno, però io ho voluto mettere lui come capitano. In porta Yori, con in panchina ovviamente Sommer. Difensori titolari Alexander-Arnold, Hakimi e Guerreiro per sta prima giornata. Credo che poi per ogni giornata potrò cambiare la formazione se non vado errato. A centrocampo, e in panchina in difesa ovviamente Castagne e Nico Williams. A centrocampo Pulisic, Bruno Fernandes, De Bruyne e Gavi, con in panchina il solo Kostic, davanti Neymar, Mbappé e Gnabry. Questa è la mia rosa,
Speriamo di riuscire a far bene. Speriamo che YouTube non abbia visto questa pubblicità. Comunque, speriamo di riuscire a far bene e niente, ragazzi, questo è poi. Ci aggiorneremo al termine di ogni giornata. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.